scusami. Innanzitutto ti ringrazio per essere qua, sono molto contenta di tutto quello che sto ascoltando, vedendo, sono persone che conosco, diciamo online, che non avevo mai visto in presenza. Questo progetto, io vi racconterò di un progetto di ricerca. Nel 2006 io cominciai a parlare del Web2 applicato alla protezione civile, con il primo, forse unico, wiki di protezione civile in Italia, e dopo tutti questi anni adesso sono riuscita a concretizzare un sogno, una passione, e sto facendo un progetto di ricerca all'Università di Torino, un dottorato di ricerca sulla gestione collaborativa dei dati per la prevenzione dei rischi naturali e protezione civile. Allora, alcune premesse: i rischi cambiano. Noi siamo diciamo in un ambiente fragile, fragilissimo, il rischio viene calcolato come probabilità e vulnerabilità, e i rischi stanno cambiando. Noi abbiamo visto che il web sta cambiando la comunicazione, ma il web sta cambiando l'emergenza, non è solo quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni, è molto ma molto di più, questa è onda. Quello che dobbiamo considerare, normalmente noi pensiamo a un'emergenza come l'emergenza neve, dove c'è il momento in cui si manifesta un problema, un disastro qualsiasi. Ma in realtà noi dobbiamo considerare tutto il ciclo che comprende quello che tecnicamente si chiama tempo di pace e tempo di emergenza. Cos'è che in realtà il Web 2 ha introdotto anche in questo campo? È che, diciamo, non c'è più, cioè i mercati si trasformano, la conoscenza, la condivisione della conoscenza si trasforma, non ci sono più modelli istituzionali dell'informazione. Le parole chiave, io vi riporto a questo concetto che a me piace molto, sono condividere, collaborare, comunicare, eccetera, sono il fulcro, secondo me, da un punto di vista culturale, di quello che è il Web 2. E soprattutto il Web 2 cosa ha fatto? Ha fatto entrare il talento della folla, cioè noi. Noi possiamo avere voce, e questa cosa la possiamo esercitare come la esercitiamo tutti i giorni, twittando, facendo, scambiandoci informazione e conoscenza, ma succede che possiamo farlo anche durante l'emergenza. Non lo dico solo io, ovviamente, ma è un movimento internazionale. Lì ho messo alcune citazioni che vanno dalla Yogo Framework for Action, il Global Risk Forum, la Global Platform for Disaster Reduction, e tutti loro dicono una cosa, che noi tutti siamo in un ambiente fragile e noi tutti possiamo contribuire a essere maggiormente resilienti, ossia reagire nel modo giusto e corretto per salvare la nostra vita, perché di questo stiamo parlando. La parola chiave è resilienza, resilienza è proprio questo. Un'altra parola chiave, preparedness, dobbiamo essere pronti, perché altrimenti qualsiasi emergenza ci toglie impreparati. Quando c'è stata l'emergenza neve, essere pronti non significa solo avere la pala, no, il magazzino delle pale da poter distribuire alla popolazione, ma significa anche capire prima, essere pronti a sapere che non devo chiamare magari la protezione civile perché ho 20 cm di neve davanti, ma devo capire che cosa posso fare, come posso misurare e come posso dare un'informazione. C'è un progetto molto bello in Canada, loro di neve ne hanno molta, che si chiama Snowtweet, dove loro dicono ai cittadini: volete dirci quanta neve è caduta da voi? Questa è la sintassi del vostro tweet, dovete mettere latitudine e longitudine e misurate la neve in questo modo, con un altro progetto, Rainlog, dove ti dice metti come giovani marmotte, metti il bicchiere, misura, e così ci dai una misurazione, perché in realtà la collaborazione nostra, di tutti quanti, come scienziati, come tecnici, come persone comuni, con la propria conoscenza, deve arrivare a, diciamo, questa è la sfida che stiamo lanciando, passare dalla partecipazione emozionale che noi vediamo, no? Quando c'è stato il terremoto, io ho visto moltissimi tweet, oh ma mio Dio che paura, eccetera, alla collaborazione proattiva. Non basta dire ho paura, ma la cosa fondamentale, ad esempio, potrebbe essere quella di dire: qui io ho sentito il terremoto,
tecnicamente questa cosa esiste da tantissimi anni, non si chiamava crowdsourcing, non si chiamava user generated content, si chiamava raccolta dei dati macrosismici, che il DNGV ha sempre fatto. Un minuto, allora vi racconto del mio progetto. Qui ci sono alcune esperienze fatte, cittadini che hanno fatto mappe, comunità scientifica e soccorso, condivisione in tempo reale tra me, in questo caso comunità scientifica, e i vigili del fuoco con Google Plus. Una protezione civile che mette le frane sulla mappa, Google Map, e la condivide con i volontari, con altri organismi del soccorso, la partecipazione dei cittadini per dire che cosa fosse successo, e in realtà questo era taglio, questo è quello che io vorrei fare in questo progetto, cioè dire attraverso il web, che è un fattore abilitante, attraverso un linguaggio chiaro e semplice per tutti, far comunicare tutti quegli attori, attraverso mappe, attraverso condivisione, attraverso una collaborazione tra comunità scientifiche e cittadini, ad esempio, per cui la comunità scientifica da voi un cittadino dà la propria visione della realtà e la comunità scientifica è aiutata nell'analizzare e nel prevenire, essere pronti per la prossima volta. Io vi ringrazio.